Siano lodati Gesù e Maria. Con il cuore pieno di gioia oggi la Chiesa celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, comunemente nota come Corpus Domini, ossia la festa dell'Eucaristia. È doveroso, quando si introduce questa celebrazione, fare sempre riferimento alla modalità con cui è nata questa festa, che anche se è abbastanza nota, deve però essere necessariamente richiamata, perché questa festa nacque in conseguenza di un celebre miracolo eucaristico, che è il miracolo eucaristico di Bolsena. Siamo nel XIII secolo, il Papa era Urbano IV, San Tommaso d'Aquino, che è l'autore della splendida sequenza che abbiamo recitato prima del Vangelo, per la quale non basterebbero neanche 10 omelie, ogni strofa andrebbe adeguatamente commentata. Era vivo San Tommaso, era vivo San Bonaventura. Stiamo in un contesto molto, molto bello della Chiesa. Siamo negli anni tra il 1260 e il 1264. Sapete che il XIII secolo è definito il secolo d'oro della Chiesa cattolica. Ecco, però San Tommaso d'Aquino, proprio in quei tempi, stava definendo bene, come dire, la dottrina cattolica sull'Eucaristia, che è molto precisa e su cui oggi tutti quanti dobbiamo riflettere, ed è molto profonda. Ecco, che succede? Succede che un prete, sacerdote, di cui conosciamo soltanto il nome, che è Don Pietro, proveniente dall'attuale Romania, aveva un tormento che si portava nel cuore, perché quando consacrava, io consacro, ma io non vedo niente, io faccio la comunione, ma io non sento niente, ma che succede sull'altare? E questa è la prima domanda che dobbiamo porci: cosa stiamo facendo qui? C'è un rito lì davanti? C'è una memoria dell'ultima cena? Un simbolo? O c'è qualche altra cosa? Perché le parole stesse della consacrazione, se voi fate attenzione, sono molto espressive. Non si dice qui c'è il mio corpo, o questo rappresenta il mio corpo, o questo simboleggia il mio corpo. Cosa dico io? Oggi la consacrazione si recita ad alta voce. Dico, questo è il mio corpo, verbo essere. Il verbo essere, capite, una cosa o è o non è, capite? Non è che questo è il calice del mio sangue. Però abbiamo sentito, no? Cosa diceva San Tommaso? Riprendo un attimo il versetto. È un segno ciò che appare. E tu non vedi, non comprendi, ma la fede ti conferma oltre la natura, perché non si vede, non si comprende. Io anche ai ragazzi del catechismo dico sempre, per fare la prima comunione, dico: guarda che oggi facciamo le prove e domani facciamo la prima comunione, ma ricorda che a livello sensibile tu non avvertirai nessuna differenza, perché lo stesso sapore che senti oggi è del nostro, lo stesso colore che senti è lo stesso che sentirai domani. Ma attenzione, prima della consacrazione è una cosa, dopo della consacrazione è un'altra cosa. Voi sapete che se uno prende volontariamente un'ostia e la butta per terra, volontariamente, c'è la scomunica rimissibile immediata, rimissibile soltanto dal Papa. Così come se uno prende un'ostia consacrata e esce dalla Chiesa, c'è la scomunica immediata, capite? Perché non si scherza con l'Eucaristia. Allora che succede? Questo sacerdote si era recato proprio in pellegrinaggio a San Pietro, andando sulle tombe del grande apostolo per chiedere che uscisse da questo tormento, perché gli aveva preso così. Giunto nelle vicinanze di Roma, si ferma a Bolsena, nella chiesa di Santa Cristina, chiede di celebrare l'Eucaristia, e il resto penso che più o meno lo sappiamo. Alza appena celebrata, appena consacrata l'ostia, alza, fa l'elevazione e comincia, l'ostia si trasforma in carne viva, comincia proprio a sprizzare sangue vivo, macchia i corporali, i sacrilini e i marmi dell'altare. Come sapete, adesso i resti di questo miracolo, i sacrilini, sono custoditi nel Duomo di Orvieto, siamo stati l'anno scorso, e le macchie dell'altare di sangue sono ancora contemplabili nella chiesa di Santa Cristina a Bolsena. Il Papa viene avvertito, il Papa era Urbano IV, e immediatamente capisce il segno e decide, come il Papa può fare per tutta la Chiesa, che questo fatto sia ricordato ogni anno con una festa solenne. Chiama San Tommaso e gli dice: scrivimi tutta quanta la messa e scrivimi una bella sequenza, quella che abbiamo letto, e ordina che da quel momento in poi si celebri questa festa
e i sacerdoti cerchino per quanto possibile di aiutare i fedeli a comprendere cosa è la dottrina cattolica sull'Eucaristia. Che cosa crediamo noi? Io riprendo qualche stralcio della sequenza. Numero uno, è certezza a noi cristiani. Si trasforma il pane in carne, si fa sangue il vino. Certezza, cioè non è che dici sai, questo sacerdote dubitava, a noi non possiamo dubitare. Questa certezza è espressa in alcune cose. Voi sapete che per esempio durante la consacrazione, e questo è prescritto anche adesso, se non ci credete salite sull'altare, facciamo un po' di cinematografo, vi apro il messale e vi faccio leggere quello che c'è scritto. Durante la consacrazione, quando suona il campanello, che io stendo le mani sulle offerte, chi non ha problemi grossi alle ginocchia, certamente che sta in buona salute, deve stare in ginocchio. Non è un optional e non è una cosa fatta tanto per farla, perché quel gesto è perché ti metti in ginocchio, dinanzi a chi noi ci mettiamo in ginocchio? Ci mettiamo in ginocchio davanti a Dio. Allora, questo gesto esteriore esprime questa certezza, capite? Io tante volte, per far capire delle cose un pochino ovvie, no? Scusate, ma se il nostro Signore, su questa bella infiorata che poi di cui parleremo questa sera, se scendesse Lui in forma visibile, cioè Lui, 1,90 m, sul confuso di luce, capelli lunghi, con gli occhi azzurri, si mette a passare qua, che facciamo? Guardiamo per aria? Ma chi di noi non cadrebbe in ginocchio subito, no? Dinanzi a Gesù Cristo. Ma sull'altare c'è Gesù Cristo anche se non si vede, capite? C'è, è certezza a noi cristiani. Che cosa accade? Si trasforma, questo è un termine tecnico, il pane in carne, si fa sangue il vino. Che tu senta lo stesso sapore non fa niente, perché non cambiano le specie esteriori, cambia, come insegna la Chiesa, la sostanza, capite? Quella non è più sostanza pane, ma è sostanza corpo ed è sostanza sangue. Anche se tu esternamente continui a vedere la forma e vedi il colore e senti il sapore del pane, capite? Cosa dico io al termine della consacrazione? Mistero della fede. Tu non vedi, non comprendi, ma la fede ti conferma oltre la natura. Non c'è nient'altro che la fede, perché non c'è niente. Sapete come si dice il proverbio, no? Che i sensi ingannano? Con l'Eucaristia questo proverbio è vero al 100%, perché è completamente altro quello che tu vedi e quello che senti da quello che è, capite? E noi a questa fede ci abbiamo sempre, come dire, tenuto. Voi dovete sapere che, studiando la storia della Chiesa, la Chiesa cattolica ha mantenuto questa dottrina sull'Eucaristia. Le comunità separate no, in alcuni momenti della storia sono successe delle cose drammatiche, capite? Cioè, nel senso che sette ereticali entravano nelle chiese dove i cattolici stavano facendo l'adorazione eucaristica, li ammazzavano in chiesa. Cioè noi oggi non ne capiamo nemmeno, dicendo siete idolatri, state adorando un pezzo di pane, oppure state inginocchiati davanti a una scatola che è il tabernacolo. Queste cose sono successe, purtroppo, capite? Non è un gioco, non è uno scherzo, ecco. Perché non c'è niente che il diavolo attacca di più, perché l'Eucaristia è la morte del diavolo, capite? Perché è un testamento d'amore immenso. Sull'altare non avviene un rito. Quando io celebro la messa, sapete, c'è l'insieme del catechismo, si rinnova sacramentalmente lo stesso sacrificio della croce, capite? I santi hanno detto che chi partecipa bene a una messa, a una, e fa bene una comunione, una, basta che diventa santo. Ah, quindi che significa? Che se santi ancora non siamo diventati, ancora dobbiamo partecipare bene a una santa messa e fare veramente bene una comunione, perché lì non si scherza, capite? Quando l'Eucaristia non funziona, da chi dipende? Da chi dipende? Da noi. Allora, vado a fare la comunione, anche di questo abbiamo parlato. Vanno i buoni e vanno gli empi a prendere la comunione. Purtroppo, vi ricordate il catechismo? Che cosa bisogna fare per prendere bene la comunione? Ha bisogno essersi confessati, eh? La comunione, si dice, insegna la Chiesa, è uno dei sacramenti dei vivi, tra virgolette, non dei vivi nel senso che gli batte il cuore, ma dei vivi nello spirito. Per cui se tu non stai in grazia di Dio, e non ti devi per nessun motivo accostare alla comunione. La Chiesa dice basta soltanto che tu abbia il sospetto
di aver commesso qualcosa di grave da un punto di vista oggettivo, cioè che offenda a Dio secondo i 10 comandamenti, che tu non ti devi fare la comunione per nessun motivo se non hai premesso la confessione. E se ci vado lo stesso dico, ma che ci fai? Vanno i buoni e vanno gli empi, ma diversa nella sorte vita o morte provoca. Voi sapete che se uno si fa la comunione in buone condizioni ha sempre uno scatto in avanti verso la santità, perché non c'è niente che ci santifica di più quanto fare la comunione, eh? Non esiste cosa più grande. Ma se io vado a comunicarmi e non dovrei farlo, cosa dice San Paolo nelle sue lettere? Chi si accosta indegnamente al corpo e al sangue del Signore mangia e beve la sua sostanza, la sua condanna. E i padri della Chiesa, che chiamavano l'Eucaristia il farmaco dell'immortalità, bellissima espressione, dicevano anche: se ti accosti indegnamente all'Eucaristia, il farmaco si trasforma in veleno. È come se ti andassi, non perché diventa cattivo lui, ma perché non stai nelle disposizioni tu. Allora questo vale per tutti i sacramenti. I sacramenti sono una cosa grande che il Signore ci ha donato, solo che dipende da come noi ci rapportiamo ad essi, capite? Questo è molto importante, dobbiamo capirlo questo qui, perché è vero che i sacramenti, una volta che sono stati validamente consacrati, ci sono, ma i frutti che producono nella nostra anima dipendono dalle nostre disposizioni, insegna la Chiesa. Se tu partecipi alla messa con la testa per aria, o chiacchieri, o guardi in giro, o ridi, che te fa quella messa? Ti fa bene secondo te? Non tanto, perché partecipare alla messa in quel modo, come dire, ti fa accumulare una montagna di piccoli o seri peccati, a seconda di quanto sei stato a ridere con la testa per aria. Se te fai la comunione malamente, non ti santifichi, ma fai il peccato più grave che si possa fare sulla terra, perché i peccati più gravi non sono le bestemmie o i peccati impuri, che sono tutti gli altri peccati mortali, ma il peccato più grave in assoluto è esattamente questo: accostarsi indegnamente al corpo del Signore. Allora, perché si fanno queste cose? Ne parleremo oggi pomeriggio. La processione del Corpus Domini, sapete che chi partecipa alla processione questa sera c'è l'indulgenza plenaria, solo con il fatto di parteciparci. Quando la Chiesa dice una cosa di questo genere ti fa capire l'importanza. Non sarà mai sufficiente la gratitudine che abbiamo verso il Signore per questo sacramento, però è un giorno in cui dobbiamo tutti farci la domanda: che tipo di rapporto sto avendo io con Gesù Eucaristia? Come partecipo alla messa? Come faccio la comunione? Quanto tempo trascorro in adorazione davanti a Gesù, davanti al tabernacolo? Quante volte partecipo a un'adorazione, quando organizzata in parrocchia, quando Gesù è esposto, quando so che è esposto? Quindi questo dono immenso da parte del Signore chiede una risposta adeguata da parte nostra. In questo giorno dobbiamo considerare la grandezza del dono e ringraziarne il Signore e chiederci com'è la nostra risposta, perché come insegna la Chiesa, dall'Eucaristia dipende tutta la nostra santificazione, dal modo con cui ci rapportiamo ad essa. Beh, Maria Santissima ci aiuti ad avere un rapporto con l'Eucaristia simile a quello che aveva lei. Veramente sapete che alcuni santi dicono che in cielo la Madonna sta, avete visto come ha fatto l'ostensore, all'altezza del cuore, c'ha una specie di vetro come nell'ostensore, si vede, come dire, riflesso dentro il petto di Maria, un'ostia consacrata. Immagine bellissima, sono anche alcuni ostensori, quando ne troverò uno vi prometto che lo compro, che sono fatti così: c'è una statua della Madonna e al centro c'è la lunetta dove si mette il Santissimo Sacramento. Immagine meravigliosa che ci ricorda anche come l'Eucaristia, che è al cuore della vita della Chiesa, stava al centro del cuore di Maria, e ci auguriamo che sia al centro di tutti i nostri cuori. Siamo lodati Gesù e Maria.